arriva la centesima vittoria tra i professionisti da allenatore per Camplone. Il suo Bari batte la Pro Vercelli, il primo gol segna Defendi, errore di Elia Legati. E poi il 2-0 dopo una bella giocata di Sansone, segna Maniero, anche per lui sono 10 in campionato. Dopo l'assist il gol bellissimo di Sansone, calcia molto forte, è il quarto gol in campionato. Poi però la Pro Vercelli torna in partita e segna Emanuello dopo lo scambio ottimo con Malonga. Calcio di rigore con Doncor che secondo l'arbitro spinge Beretta, lo stesso Beretta calcia bene e batte così Mikai. 3-2 però il Bari con tanto talento ritrova il doppio vantaggio, bellissimo il gol di Rosina. Traversa e poi gol, ancora Rosina, si guarda alle spalle, non ci sono avversari, può concludere con calma. E la rete del 5-2, poi Rosina serve l'assist per l'ultimo gol di Jacopo Dezzi. Però quando la squadra sta bene mentalmente diventa devastante. In casa stiamo avendo, abbiamo fatto in due partite 10 gol, molto importante per noi. Adesso non dobbiamo abbassare la guardia, anche perché abbiamo un altro trittico di partite molto importante. A voi. Luca. Andrea, no, complimenti anche da parte mia. È un po' quello che dicevamo qualche domenica fa, no? Questa è una squadra che dipende troppo dalla prestazione e dalla condizione dei giocatori davanti. Voi avete una qualità estrema. Quando Rosina, Maniero, Sansone fanno partite come quella di oggi, è chiaro che diventa difficile per qualsiasi avversario. Cioè, secondo me è così. Recriminare. Oggi c'è tanto, abbiamo preso una traversa, abbiamo rischiato anche di pareggiarla, però la squadra era viva e sono contento che è tornata a gol Rosina, ha segnato Dezzi, in maniera, insomma hanno segnato un po' tutti e questo è un segnale importante per una squadra. Camplone deve festeggiare due volte, non solo per la vittoria ma anche perché è la numero 100 in carriera, quindi le facciamo veramente complimenti da parte nostra. Arrivederci, alla prossima. Grazie. Grazie, è pronto Gianluca.